resistori da 184 ohm in un circuito alimentato da FEM alternata, quindi anche corrente alternata, di ampiezza 847 mA. Questo è il valore di I0, l'ampiezza della corrente alternata. Il valore efficace della corrente si ottiene dividendo il valore massimo, cioè l'ampiezza, diviso radice di 2. Quindi dividendo questo valore per radice di 2 si ottiene 0,599 A. Ecco qua il calcolo. La potenza dissipata, in media, è come quella che sarebbe dissipata da questa corrente continua. Quindi R per I efficace al quadrato fa circa 66 watt. Per ricavare la tensione efficace si può usare sia la legge di Ohm, F uguale RI, però con i valori efficaci, come se la corrente fosse continua. E quindi si può moltiplicare 184 Ohm per 0,60 A e si trova 110 volt. Un altro modo per trovare 110 volt è di utilizzare la relazione potenza erogata dal generatore uguale F per I. Anche in questo caso, siccome è la potenza erogata media, usiamo i valori efficaci, quindi la FEM efficace la ricavo con la formula inversa, sapendo che il generatore eroga tanto quanto dissipa la resistenza, quindi 66 watt, diviso questa corrente continua, la corrente efficace, da 0,60 A, e quindi si trova di nuovo 110 volt. La potenza istantanea, proporzionale a sin quadro di omega t, per calcolare il suo valore medio su un periodo, basta dimezzare il suo valore massimo, che è RI0 al quadrato, e ritroviamo i 66 watt di prima.